Cioè, che cosa ha trovato? Com'era il porto di Cagliari e le sue condizioni quando è arrivato nel 2003? Dunque, il 2003 è stato praticamente l'anno della partenza per il Porto Canale. Io sono arrivato a dicembre e il porto è partito a maggio. Diciamo che all'epoca forse il Porto Canale era più noto per le polemiche che non per le potenzialità che in effetti poteva offrire. È stato un avvio abbastanza bruciante, noi siamo partiti da zero, c'erano ancora 80 persone della vecchia gestione, persone che avevano sofferto le illusioni di una partenza che poi si era arenata. Il primo anno si è chiuso subito con 240.000 TIUS, il TIUS è l'unità di misura, corrisponde a un contenitore da 6 metri, poi ci sono quelli più grossi da 40, che sono, da 12 metri, che sono 2 TIUS. Dicevo 280.000 TIUS, 480.000 al secondo anno, 590.000 al terzo anno, quindi insomma una storia di crescita abbastanza veloce, con un organico che è passato dalle 80 persone del 2003 alle 220 di adesso, non per quello che riguarda il personale diretto, ma non dimentichiamoci che anche la compagnia portuale e gli altri fornitori che lavorano col porto sono cresciuti insieme a noi. Adesso il comparto cuba circa 450 persone, che comunque in una realtà sarda non è un'entità da sottovalutare. Ma credo che il Porto Canale abbia ancora molto da dire, nonostante il fatto che abbia avuto sia nato in un momento molto delicato, un momento di grande crescita del mercato e di grandi cambiamenti. Noi siamo partiti con un forte accordo con una grossa compagnia che era la P&O, che poi è stata comprata a fine del 2005 dalla compagnia numero uno, dalla Maersk. E quindi ci siamo trovati a vivere una seconda partenza che è ancora in corso e che ha portato una razionalizzazione di servizi e quindi anche un po' di sconvolgimenti in un mercato che si stava trasformando in maniera piuttosto rapida. Quindi ci sono state in pratica due start-up, l'avvio del 2003 e poi questi problemi che avete dovuto affrontare nel corso del tempo. E per questo le chiedo che nel 2006 ci sono stati sicuramente risultati ottimali in termini proprio di scambio e comunque di organizzazione dei container, quindi un più 9,6%, però è sempre rispetto all'anno precedente, in cui si parla addirittura quasi di 24% in più di Sì. incremento di traffico dei container, comunque quasi un'inversione di tendenza, quindi determinato da questi problemi di cui Sì, certo, il trattate. problema è legato al fatto che chiaramente anche la base dei clienti deve un pochettino stabilizzarsi, devono arrivare nuovi clienti, un porto con un unico cliente oggettivamente può presentare alcuni elementi di rischio, però i clienti non arrivano da soli automaticamente. È un mercato che ha delle prospettive di crescita molto importanti, mi riferisco al mercato del transshipment, cioè quel mercato fatto dalle grandi navi che dalla Cina vanno verso gli Stati Uniti e che tendono a fermarsi una, massimo due volte nel Mediterraneo per poi lasciare a navi più piccole che si chiamano feeder la distribuzione verso i porti finali. Porti finali che possono essere quelli dell'Alto Tirreno piuttosto che qualsiasi porto della costa mediterranea, dove poi la merce prosegue via terra. Noi invece appunto scambiamo fra nave e nave, un po' come la stazione della metropolitana scambia con la rete di autobus di superficie per i passeggeri. Dicevo, il mestiere di un porto di transshipment è anche molto legato all'evoluzione delle navi, e cioè la tendenza al gigantismo, cioè a navi sempre di maggiore dimensione, dà un impulso molto forte anche al transshipment, che è previsto crescere di circa il 78% nei prossimi 5 anni. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci devono essere porti che abbiano capacità di crescita per accogliere questo aumento della domanda. E Cagliari, credo, nel Mediterraneo sia una situazione unica, cioè il Porto Canale sono più di 900 ettari di terra, di cui 40 sono la nostra concessione, più altri 50 che sono la nostra futura espansione, quindi un decimo di quello che è il totale di quest'area. Si può ben capire quindi che possibilità ci sono di ulteriore crescita. Noi adesso stiamo facendo circa 680.000 TIUS. Abbiamo possibilità di arrivare a 3 milioni, semplicemente aumentando il numero di gru sulla banchina di cui disponiamo, ma nel momento in cui si intendesse o si ritenesse che ci fosse ulteriore spazio di crescita, c'è l'altra riva del Porto Canale che può diventare un'ulteriore espansione. Questo chiaramente va concordato e mediato col territorio, perché non è detto che il contenitore sia l'unica risorsa, però è un'opportunità che vale la pena non sottovalutare.
anche perché il Porto Canale è diventato un'opzione strategica per la Sardegna assolutamente innovativa, mentre prima i traffici dovevano appoggiarsi sul continente per andare a finire nei mercati esteri attraverso i traghetti del nord dell'isola, adesso il Cagliari diventa un bocchettone di impresa diretta con i mercati di produzione e di smercio, quindi anche per l'imprenditoria sarda, anche per il territorio, diventa un'opportunità che ancora deve essere in larga parte sfruttata e il fatto che non sia ancora del tutto sfruttata è anche un po' legato a questo processo di crescita ancora in corso. Quindi io sono convinto che nel momento in cui il porto si stabilizzerà in relazione alle evoluzioni del mercato e alla crescita dei clienti e gli imprenditori capiranno che il Porto Canale, come l'aeroporto, è una stazione con le partenze e gli arrivi delle navi dalle varie destinazioni dei vari continenti e quindi c'è la possibilità di imbarcare le proprie merci e di arrivare sui mercati, beh, credo che questo apra delle opzioni veramente molto significative. E sicuramente uno degli elementi critici della Sardegna, appunto, tutto il sistema dei trasporti. Ma allora è importante, ancora a maggior ragione, voglio dire, l'interazione con le istituzioni. Perché è importante realmente che ci sia un approccio diretto? Ma io credo che, lo continuo a dire, il gioco di squadra è un elemento fondamentale per il successo di un porto, cioè non basta il terminalista, ma ci vuole dietro una capacità, un'integrazione fra istituzioni e tecnici che offra a chi vuole insediarsi, a chi vuole utilizzare questa struttura, tutta una serie di servizi aggiuntivi. Mi riferisco ad esempio alla possibilità della logistica retroportuale, cioè la possibilità di avere capannoni e strutture dietro le strutture a diretto contatto con la banchina, proprio per sfruttare queste potenzialità legate al commercio e alla connessione con i continenti. Questo vuol dire però opere di urbanizzazione, vuol dire la possibilità di avere uno sportello unico che possa offrire tutte le alternative dal greenfield all'ufficio chiave in mano. Con la stessa logica con la quale si sta lavorando, ad esempio a Barcellona e in altre realtà del Mediterraneo che sono molto avanti proprio in questi progetti di investimento che coinvolgono non solo la regione, ma proprio lo Stato nazionale. Credo che questa sia davvero una strategia importante e per certi versi non solo la regione sarda, ma anche il governo sta dando segnali di attenzione in questo senso, identificando casi insieme a Gioia Tauro e a Taranto, seppur in misura diversa, come la punta di diamante dell'Italia, come piattaforma nel Mediterraneo come centro di smercio per i traffici internazionali. Tanti convegni sono stati fatti anche di recente alla Camera di Commercio sul tema logistica, quindi un tema importante che non può prescindere ovviamente anche dalle nuove strumentazioni, nuova tecnologia. Questo binomio, insomma, appare essere indispensabile. Assolutamente, bisogna però stare attenti a non crearsi delle false aspettative. La logistica di retroporto e la cosiddetta fertilizzazione del transshipment sul territorio, cioè l'impatto che il transshipment può dare col territorio, è qualcosa che arriva col tempo e soprattutto in relazione alle condizioni al contorno. Quindi noi abbiamo bisogno da un lato di stabilizzare i traffici e dall'altra di avviare queste sinergie che non sono solo nei convegni, ma dovrebbero trovare anche azioni concrete, a discapito magari di qualche individualismo che soprattutto sulla Sardegna tende a crescere. Quindi qui si tratta di non essere i proprietari o i registi della situazione, vuol dire mettersi e far tutti la propria parte, giocare e fare un bel gioco di squadra dove c'è il centravanti ma c'è anche il centrocampo. Quindi insomma una sommatoria di buoni intenti comuni. Ma a questo punto come un imprenditore sardo potrebbe rientrare in questo discorso? Beh, io credo che ci siano possibili incentivi, degli strumenti per aiutare gli imprenditori che io credo che in Sardegna non ci siano grosse strutture consolidate dal punto di vista industriale, quindi l'elemento più difficile sia aiutare chi non ha delle basi finanziarie più che solide nel investire e nel creare quella cultura di retroporto che può aiutare gli imprenditori a fare business nel settore.
il business del porto non si inventa solo così sulla carta, bisogna avere esperienza e viverlo, tant'è vero che ad esempio abbiamo visto che i marmi di Orosei vanno a Livorno per poi arrivare a Massa Carrara, essere containerizzati, andare a Spezia e andare in India dove noi da Cagliari arriviamo lo stesso. Quindi questo è un controsenso apparente che in realtà funziona così perché ci sono una serie di operatori professionali che laggiù fanno bene questo mestiere e che qui non si sono ancora insediati.